sull'isola di Anfora, alla trattoria di Ciodi, e adesso vi mostrerò come si fa il boletto. Questa è la pentola con cui si fa, si chiama l'aveso, viene messo dell'olio di semi, prendiamo 3 spicchi d'aglio, li mettiamo dentro e adesso aspettiamo che l'aglio si brucia, deve diventare nero, vedrete la pentola che fuma. Abbiamo l'asià, o cosiddetto palombo, un cefalo, questa è una bosega, ci sono vari tipi di cefali, un branzinetto di mare e delle oratine di quest'anno. Una volta sulle case c'erano tutti i soffitti neri, perché a volte anche fa una fiammata quando si butta dentro, perché la temperatura dell'olio è proprio al limite prima di prendere fuoco. Grosso. Pepe nero in abbondanza. Adesso bisogna lasciarlo fermo giusto un minuto che si faccia un po' di crosta, poi con un solo tocco bisogna girare il tutto. Bravissimo! Ho girato il pezzo, poi metto ancora un po' di sale. E ancora un po' di pezzo. Adesso va messo l'aceto perché? Perché la carne del pesce, andando a contatto con l'aceto, diventa rigida, altrimenti bollendo forte, perché poi aggiungeremo l'acqua, si distrarrebbe tutto, diventerebbe tutto a poltiglia, diciamo. Muovo un po' così si stacca dalle pareti, no? Adesso devo far evaporare l'aceto, perché non si deve sentire nel piatto. Ogni tanto bisogna annusare, così si sente se c'è ancora tanto aceto o no. In questo piatto non va nessun tipo di farina e si ritroverà un sugo, diciamo, denso senza aver usato niente. Tutto questo succede come fuoco forte, acqua calda, bollendo velocemente, il grasso che rilascia il pesce bollendo con l'acqua si monta. Ci vuole sempre fuoco forte. Acqua calda fino a coprire. Ancora una cosa, la forma della pentola serve perché così non bisogna mettere tanta acqua, perché altrimenti avendo una pentola troppo larga non si riuscirebbe ad amalgamare questo composto e ci vorrebbero il doppio di litri di acqua e di conseguenza il risultato non sarebbe quello. Acqua, il sugo è ristretto e possiamo servirlo.